sono Luciana Brunello, sono presidente della Fondazione Brunello, è una fondazione Onlus che esiste dal 1999, che ha più progetti, ma che come progetto più importante ha sposato l'autismo. Noi abbiamo cominciato a occuparci di autismo quando abbiamo preso atto che i genitori erano disperati per i loro figli perché non avevano sufficienti risposte dai servizi degli enti pubblici e quando i servizi degli enti pubblici non erano preparati attraverso i loro specialisti a rispondere a questa richiesta dei genitori. Allora abbiamo pensato di essere una specie di cuscinetto, ci hanno chiesto di fare da cuscinetto fra i genitori e le istituzioni, facendo crescere la cultura sull'autismo, formando di più gli specialisti e lavorando insieme con gli specialisti anche con le associazioni dei genitori e con la scuola, mettendo in piedi una biblioteca specialistica sull'autismo che è l'unica esistente in Italia per adesso e che è strumento di formazione sia per gli insegnanti, sia per i genitori, sia per gli operatori. Cioè quando si fanno queste attività di iniziative di formazione poi c'è anche la possibilità di accedere alla biblioteca e di prepararsi meglio. È una biblioteca fra l'altro che è usata molto anche dai laureandi per fare le tesi di laurea e quindi abbiamo anche una raccolta di 120 tesi di laurea e serve per approfondire certi aspetti. Adesso per esempio noi abbiamo fatto l'elenco del materiale volumi e riviste sull'autismo alto funzionamento proprio perché è collegato a questo evento.